Potrebbe addirittura essere, come dire, il gruppo degli Elohim. Mi spiego? No? Anche perché questi erano spesso in gruppo. E quindi, e qui il verbo è al singolare. Quindi questo potrebbe proprio significare, cioè Vayomer al singolare, potrebbe proprio significare che il gruppo degli Elohim ha detto a Giacobbe: fai così, no? Perché questi appunto viaggiavano spesso in gruppo. Poi dopo invece il verbo diventa al plurale, come abbiamo visto, anche perché i Masoretti lo usavano con moltissima libertà. Ok, grazie. No, perché serve per capire appunto le... Ho sentito uno... Vorrei chiedere una cosa. Sempre sul verbo al singolare. Alcuni dicono che, non so, mi corregga eventualmente, che Elohim, la parola Elohim, ha sempre il verbo al singolare. Quindi Elohim che è plurale col verbo al singolare, sarebbe questa la teoria della Trinità, cioè su cui si basa, no? Lei che cosa dice riguardo? Che forse non so se ho capito. Devo sparare sull'altro. Allora, Salmo 82, col termine Elohim ci sono 11 verbi al plurale. Solo nel Salmo 89. Mi può ricordare una cosa? Una sua conferenza aveva detto che a quelli che lo dicono, questa roba qui l'ho già anche segnalata per iscritto, okay. Ma fanno finta di me. Anche loro fanno finta, ma fanno finta in altro senso. C'è scritto che gli Elohim muoiono, solo sì. Che in quel caso Salmo 82 era... era tradotta con un altro, con il giudice o con... Sì, no, lì gli Elohim... Allora, appunto, la riprova, bellissima questa cosa. Siccome lì non possono negare che è plurale, neppure facendo i salti mortali carpiati tripli con abitamento, allora cosa dicono? Ah, qui Elohim combinazione non vuol più dire né Dio né divinità, ma giudici. Cos'è il passo qual è? Salmo 82. Cioè, voglio dire... Non si può cambiare continuamente la traduzione in funzione di quello che vuoi dire tu, no? Cioè, manteniamo un minimo di coerenza. Allora, proprio questo, siccome lì ci sono 10 o 11, adesso non ricordo esattamente, verbi al plurale, e lì non possono più negarlo, dicono che combinazione lì non vuol più dire divinità, ma vuol dire giudici. Allora, torniamo alle promesse. Allora, Yahweh, preso dall'euforia, dice: vi darò dal Nilo all'Eufrate. Poi, sapete che il successore di Mosè è Giosuè. Quando Giosuè, quindi, è quello che conduce, posso avere un po' d'acqua? Già rubinetto, Giosuè è quello che conduce le campagne di conquista in terra di Canaan, cioè la terra promessa. Quindi abbiamo Dio che promette la terra ai suoi. Adesso poi vediamo chi sono i suoi. Giosuè 13, versetto 1. Intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni. Perciò il Signore, cioè qui c'è in ebraico Yahweh, gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni, e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Giosuè, ci vogliamo dare una mossa? Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa c'è scritto qui? Dio dice: io vi prometto quella terra. E poi dice ai suoi: ma allora vi date da fare ad andare ad ammazzare, a farvi ammazzare per prendervi questa terra che io vi ho promesso? Cioè, io qui mi aspetterei semmai la frase inversa. Giosuè che guarda Yahweh e gli dice: Yahweh, io sto diventando vecchiarello, cosa aspetti a darci quella terra che ci hai promesso? Invece no. E Yahweh che gli dice: io ve l'ho promessa, ma ragazzi miei, vi date da fare per andarvela a conquistare combattendo? Sto leggendo le Bibbie che avete, Bibbia allegata a Famiglia Cristiana. C'è qualcuno di voi che per caso ha sentito o sente su Radio 2 la trasmissione 610? Sì. Allora, io quando ho letto questa roba qui, mi è venuta in mente immediatamente. Cioè, Yahweh dice a Giosuè: allora Giosuè, ci vogliamo dare una mossa, stai diventando vecchio. E poi gli fa l'elenco, attenzione, dopo gli fa l'elenco di tutti i posti che sono ancora da conquistare. Io mi immagino Giosuè che guarda Yahweh e gli dice: grande capo, esti cazzi. Che è il nome proprio di un personaggio di quella trasmissione lì. È proprio così, grande capo, esti cazzi. Perché effettivamente dice: ma scusa, sei tu che ce l'hai promessa e poi ti lamenti perché noi non l'abbiamo ancora conquistata?
passo le parole. Da lì avremmo dovuto. Prego. Giosuè 13 da 7. Se questo è il buon giorno, porca miseria. Allora, vi leggo due righe di una persona che scrive: nella panoramica dell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni nettamente spiritualistiche. Le promesse e la giustizia retributiva divina devono esercitarsi in questa vita. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa più profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 a.C., cioè quando arrivano i babilonesi, dicono adesso basta, pigliamo tutto noi e se li portano via. Quindi questa catastrofe nazionale fa sì che degli spiriti eletti si ripieghino su di sé cercando una interpretazione spirituale alle antiche promesse. Cioè, le promesse di Yahweh erano tutte relative al qui ed ora, cioè l'aldilà non esiste per Yahweh. Quando hanno capito che queste promesse proprio erano finite, definitivamente, allora cominciano a pensare, a elaborare l'idea, ed è lì che poi introducono il concetto del monoteismo, della spiritualizzazione di Dio, e cominciano a introdurre questa idea qui. Sapete chi è che scrive questa roba qui? Il professor Maximiliano García Cordero, docente di esegesi dell'Antico Testamento e di teologia biblica all'Università Pontificia di Salamanca. E la scrive nella Enciclopedia Cattolica della Bibbia. Sono quelle enciclopedie con migliaia e migliaia di pagine che quindi le famiglie non leggono, ma tra gli studiosi questa roba qui è normalissima. La spiritualizzazione se la sono inventata quando hanno visto che qui non ce n'era più e hanno cominciato a introdurre il concetto del Dio spirituale. Non dico che Dio non esiste, sia ben chiaro, io non lo so se Dio esiste, no, non me ne occupo, non mi interessa. Dico che nella Bibbia, cioè non c'è il Dio che hanno inventato sulla Bibbia, nella Bibbia non c'è Dio, questa è un'altra cosa. Poi Dio esiste benissimo, ma qui gli studiosi lo scrivono in assoluta tranquillità, nei loro lavori. Poi questi sono lavori che stanno all'interno dei battuti in testa che vogliono studiare la Bibbia in un certo modo, e quindi la gente non legge, ma per loro è chiarissimo, hanno cominciato a inventarla quando hanno visto che non c'era più niente da fare. Credevo che l'avessi scritto a commento del fatto della parusia nel Nuovo Testamento, quando i cristiani morivano e Gesù non tornava. Dice bene il teologo Sergio Quinzio: i cristiani sono encomiabili perché da 2000 anni sono figli di una promessa non mantenuta. C'era, non so se qualcuno conosce il culto dei Cargo, no, che è una religione che è nata, e questa qui per fortuna si è potuta studiare perché è nata a cavallo della seconda guerra mondiale nelle isole del Pacifico, l'isola Vanuatu, dove gli aerei americani facevano scalo per andare in Giappone. E quindi si fermavano, avevano magazzini con le merci, viveri per le truppe, eccetera, eccetera. E gli indigeni che erano lì hanno cominciato a vedere questi qui come degli dèi, cioè questi arrivavano con gli aerei, poi gli davano pure da mangiare, e quindi è nato il cosiddetto culto dei cargo, cioè degli aerei cargo. Tant'è che quando gli americani hanno finito la guerra, cessato di frequentare quelle isole, questi indigeni si sono costruiti una fusoliera di aereo in legno, hanno costruito una finta pista d'atterraggio, si sono costruiti dei modelli di radio con tutto in legno, e poi celebravano dei riti e ogni anno a febbraio fanno una festa che è si chiama il John Fram Day. Perché John Fram? Perché quel dio lì l'hanno chiamato John Fram. E perché John Fram? Perché allora loro ne avevano in particolare identificato uno che era un pilota di colore, quindi era di colore simile a loro. E sapete come dicono gli americani, no? I John Fram USA, I John Fram USA, e quindi John Fram è diventato il nome del dio. E allora hanno inventato e si chiama questo culto del cargo. E quindi lì è come dire, l'esempio studiato dagli antropologi di come una religione possa nascere, no? Da questo punto di vista. Bene, quando poi, questo è nel libro di Richard Dawkins, il famoso scienziato, eccetera, che anche lui si è occupato di questa roba qui, che c'era qualcuno che era andato da loro a sfruttare di spiegargli le cose, e siccome questi ogni anno, no, facevano questo rito perché sperano che gli dèi ritornino, perché gli dèi portavano cibo, eccetera, allora gli hanno detto, ma scusate,
perché poi arrivano i missionari, insomma, solita storia. Gli hanno detto, ma cioè, capite che sono 20 anni, no, che voi aspettate, e loro gli hanno detto, ma voi il vostro lo aspettate. Noi sono 20. Due zere, differenza. Quindi, insomma, adesso vediamo una cosa curiosa su Yahweh. Poi, dunque, in Deuteronomio 32:8, scusa, sì. Poi ci dici qualcosa anche su Adamo e Eva? Sì. Ma poverini. Facciamo così, vediamo questa parte. Dov'era la domanda da chi è arrivata? Faccio questa parte qui e poi dopo passiamo ad Adamo ed Eva, perché anche lì c'è una bella curiosità su Eva, sì. Ok. Allora, in 32:8 è Mosè che parla. Deuteronomio 32:8. È Mosè che parla. E dice: quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Allora, in ebraico c'è quando Elion, che è tradotto come l'Altissimo, perché Elion vuol dire quello che sta sopra. Quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità, divideva i figli dell'uomo, fissava i confini dei popoli. Porzione di Yahweh è il suo popolo. Giacobbe è parte della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne occupò, lo custodì, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 12. Yahweh da solo lo guidò. Non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero se Yahweh è il Dio unico, trascendente, creatore dei cieli e della terra? È scritto nelle Bibbie che avete in casa, eh? Allora, l'Altissimo, cioè Elion, definisce i confini delle nazioni, le assegna. In quell'assegnazione si dice che a Yahweh tocca Giacobbe. Allora, Noè, Sem, Cam e Yafet, fin qui lo sappiamo tutti, no? Anche chi non ha letto la Bibbia. Sem, che ha tutta una serie di discendenti, figli, figlie, quindi decine e decine di famiglie, insomma, diciamo, finché si arriva a uno che si chiama Ever, che è il capostipite degli Ivrim, cioè degli ebrei, ok? Poi Ever ha figli, figlie, eccetera, si arriva a uno che si chiama Terach, che ha 3 figli, Abramo, Nacor e Aran. Siccome i masoreti ci dicono che Abramo è esistito, noi facciamo finta che sia esistito. Abramo ha, lo sappiamo, Isacco, e poi ha Giacobbe. E fin qui ci siamo tutti, no? Sì. Sì. Nacor ha un figlio che si chiama Lot. Bene. Capito. Allora, che si muore in caschetto. Allora, lì c'è scritto che a Yahweh tocca questo. Ok? Quindi lì c'è scritto che a Yahweh è toccato un pezzo di una famiglia, non un popolo, non gli ebrei, ma un pezzo di una delle centinaia di famiglie. Quindi neanche tutta la famiglia di Terah, ma soltanto questo pezzo qui. Tant'è che in Deuteronomio 5 Mosè fa un'affermazione molto strana. In Deuteronomio 5:3 Mosè, che sta parlando al popolo, dice: non con i nostri padri